Il 14 novembre è la giornata mondiale del diabete, malattia cronica che vede oltre 3 milioni di persone malate in Italia e 15.000 casi nella sola provincia di Pistoia, con tendenza all'aumento. Per questo l'Associazione Diabetici Pistoiesi raccomanda di informarsi e soprattutto cercare di prevenire la malattia e comunica che, a causa della pandemia, sono stati annullati due incontri previsti per il 18 ed il 25 novembre. Generalmente nel periodo Covid, da marzo a tutt'oggi, e speriamo che finisca presto, la cura del diabete è sempre stata attuata, cioè in particolare con telemedicina. Oggi la cosa telemedicina sarà la cura del domani, naturalmente per una persona ben controllata che non ha problemi gravi riguardo a complicanze e altre cose, funziona così per questo periodo. Le farmacie comunali normalmente programmano un'attività di prevenzione tutti i mesi, purtroppo a causa della pandemia da marzo abbiamo dovuto sospendere. Però abbiamo comunque continuato a prevedere attività di informazione che comunque riteniamo sia un'altra forma di prevenzione. Grazie all'Associazione Diabetici Pistoiesi, con i quali sono già anni che collaboriamo, siamo qua per informare la cittadinanza sui corretti stili di vita e su tutti i rischi della malattia diabetica. Perché il messaggio forte che vogliamo che passi è che non esiste solo Covid, del quale dobbiamo tutti avere rispetto, ma purtroppo le malattie croniche ci sono e rimangono. Anche l'Associazione Diabetici lotta anche contro la prevenzione Covid, quindi stiamo tutti attenti alle giuste attenzioni, ma sicuramente il Covid verrà sconfitto, e però le malattie croniche, tra cui anche il diabete, rimarranno, quindi dobbiamo stare attenti, soprattutto in questo periodo di pandemia, a curare adeguatamente queste malattie croniche, perché siamo soggetti a rischio e quindi dobbiamo stare attenti in modo particolare adesso.